Risolto in pochi mesi, grazie ai social network, chiusa parentesi tonda, un giallo lungo 64 anni. È, infatti, grazie a un post pubblicato sui profili social della Polizia di Stato, che i resti di uno sciatore francese, scomparso sul Cervino nel 1954, sono stati identificati. L'attività di indagine tecnico-scientifica era iniziata 13 anni prima, il 22 luglio 2005, quando in località Cime Bianche della Val Tournanche, AO, a quota 3100 metri, il ghiacciaio restituiva i resti umani, unitamente a indumenti e accessori vari, presumibilmente appartenenti a uno sciatore. L'analisi degli indumenti e gli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica di Aosta sugli accessori rinvenuti avevano consentito di ipotizzare che il cadavere potesse appartenere ad una persona benestante, di età media, 30-50 anni, di circa 175 cm di statura. La data della morte veniva collocata ai primi anni 50, in periodo primaverile. Poiché le indagini svolte non avevano consentito l'identificazione dei resti di un presumibile sciatore, la procura di Aosta aveva disposto la diramazione dei contenuti dell'indagine attraverso i mass media locali e la pagina Facebook della questura di Aosta, con la richiesta di darne la più ampia diffusione anche oltre Alpe, ed in particolare in Svizzera e in Francia. Il post veniva pubblicato il 22 giugno. Cui seguiva anche la divulgazione a mezzo stampa,